Negli anni 50, Lucio Fontana si afferma come il pittore dei buchi, ponendosi spregiudicatamente al di fuori delle tradizionali categorie della pittura e della scultura, per proporre un linguaggio nuovo che chiama semplicemente arte spaziale. Nel 54 piomba con 20 tele bucate alla Biennale di Venezia, dove è invitato come scultore, e a chi gli dice «ma questa non è scultura, è pittura», risponde con un sorriso sotto i baffi: «ma no, chi vi ha detto che è pittura? I buchi sono pittura, secondo voi?» Il buco, questo famigerato buco, non è un buco nella tela, ma è la prima dimensione nel vuoto, la libertà agli artisti, agli uomini, di creare l'arte con qualunque mezzo. E io già penso anzi che oggi l'arte è pura filosofia, ha finito una funzione sociale.